Ciao a tutte e benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi parliamo di capelli. Sapete che è un argomento che mi piace tantissimo e ho pensato di fare questo video perché comunque ho ricevuto delle domande al riguardo. Quindi voglio parlarvi un po' di come è stata la mia transizione da biondo platino a questo. Basta scorrere indietro di non tantissimi video per vedere un po' com'ero prima, ovvero il biondo che avevo, che era un biondo che alla fine a me piaceva tanto, cioè dopo quasi un anno di lavoro ero riuscita a raggiungere il biondo che volevo fin dall'inizio e una volta raggiunto mi è venuta la follia che volevo tornare scura. È sempre così con me, non sono mai contenta e cambierei in continuazione. Io sono sicura che prima o poi arriverò alla parrucca, perché quella è la soluzione ultima e l'unica che mi permetterebbe di cambiare spesso come vorrei. Volevo parlarvi di questa cosa perché io ho preso una decisione, ovvero che andrò dalla parrucchiera, dal parrucchiere, solo se strettamente necessario. Quindi ho fatto questo lavoro da sola, o comunque aiutata da mamma e amiche. Piccola premessa doverosa: io ormai faccio quasi tutto in casa, mi piace sperimentare e rischiare. Se voi non volete rischiare, perché comunque facendolo in casa c'è sempre il rischio di combinare dei guai, vi consiglio di affidarvi direttamente a un parrucchiere competente. Io purtroppo ho avuto esperienza diretta che anche i parrucchieri possono combinare guai, quindi mi sono detta, tra il farmi combinare i guai dagli altri e dover pure pagare e farmeli da sola, ho scelto di fare tutto da sola. Comunque, bando alle ciance e iniziamo. Io ovviamente prima di fare un lavoro del genere mi sono informata su internet, ho fatto un sacco di ricerche, ho letto forum, ho letto articoli, ho letto un po' di tutto perché comunque mi era stato detto da più persone, tra cui diversi parrucchieri, parrucchiere, che passare dal biondo platino, da capello decolorato, a un capello scuro è molto difficile. Mi hanno fatto venire davvero la strizza perché tante persone mi hanno detto che c'era il rischio che uscissi fuori con i capelli verdi. Ora, tra tutti i colori che ho provato e vorrei provare, sinceramente il verde non è proprio in prima linea, quindi ho avuto un po' di paura e ci ho messo un po' per trovare il coraggio di fare questo esperimento, anche se in realtà io anni fa ero già passata in casa dal biondo molto chiaro a un colore scuro. Per quanto riguarda i prodotti utilizzati, io sono andata inizialmente nei negozi che vendono appunto prodotti specifici per parrucchieri ed estetisti, mi sono anche fatta consigliare, ero indecisa tra i prodotti Vella e L'Oreal. Alla fine ho deciso di prendere questo della L'Oreal, della linea Majorelle. Ho preso il numero 6,53 che corrisponde a un biondo scuro mogano dorato e l'ho unito insieme al numero 6 che è semplicemente biondo scuro. Questo prodotto però non mi è piaciuto, ho fatto una prima colorazione che per fortuna non è uscita fuori verde, non so se sia stato dovuto al fatto che qua dentro c'è il mogano e il dorato, quindi essendoci il rosso non poteva uscire fuori il verde. Però non è riuscita a coprirmi del tutto i capelli biondi. Poi, parlandone anche con altre persone, sono venuta a sapere che comunque questa marca ha proprio la caratteristica di non essere super coprente. Come mi hanno detto, copre in trasparenza, quindi se avete capelli bianchi o molto decolorati non riesce a coprire del tutto. Quindi io sono uscita fuori con un castano chiazzato biondo, proprio a macchie. Tra l'altro io ho avuto la furbizia di fare il colore un pomeriggio, il giorno prima di una partenza, quindi ho finito verso le 7 di sera e mi sono ritrovata con questi capelli tutti a macchie bruttissimi, quindi io alle 7 di sera sono dovuta riuscire di corsa da casa per andare a comprare un nuovo colore e sistemare la situazione. Quindi mi sono precipitata all'acqua e sapone stavolta e ho comprato questo colore della Vital Care, che è della stessa marca dello shampoo che utilizzo, mi sto trovando benissimo con questa marca. È sempre un colore di quelli professionali che va miscelato con l'ossigeno. A tal proposito, io come ossigeno utilizzo sempre quello a 20 volumi e ho preso la colorazione 5 castano chiaro.
Con questo colore invece mi sono trovata benissimo, tanto che continuo a utilizzare questa marca, che tra l'altro costa pochissimo perché il tubetto da 100 ml è 3 euro circa. Con questo sono riuscita a coprire il biondo del tutto, è venuto un colore bello pieno, omogeneo e mi lascia i capelli morbidissimi. L'ho fatto provare anche a un'altra mia amica e anche a lei sono venuti i capelli bellissimi perché vengono corposi, lucidissimi, il capello sembra completamente rinato. Quando mi sono informata sul passaggio dal biondo allo colore scuro, ho letto in vari siti che era necessaria fare la ripigmentazione del capello. Ora io non ve ne voglio parlare perché, nonostante mi sia informata, non mi sento molto preparata per darvi informazioni al riguardo perché è un argomento molto complesso. Alla base servirebbero delle nozioni di colorimetria che io ovviamente non ho, quindi se volete saperne di più rivolgetevi a qualche professionista. Io non l'ho fatta comunque la ripigmentazione, però non so se l'aver fatto due volte di seguito il colore sia valso come una sorta di ripigmentazione e quindi mi abbia fatto prendere poi meglio il secondo colore. Comunque, dopo tutte queste peripezie sono riuscita ad avere un bel castano, che nonostante risulti come castano chiaro è abbastanza scuro. Vi metto magari una foto delle clip del colore appena fatto, che appunto, passando da un biondo platino, mi ha dato subito l'impressione di essere troppo scuro, però mi è piaciuto e anche agli altri è piaciuto tanto. Ero convinta che una volta passata al colore scuro non avrei più potuto giocare come facevo col biondo e provare colori diversi, e qui mi sbagliavo perché subito dopo essermi fatta scura ho cominciato a pensare alle varie cose che potevo provare e sono passata alle maschere riflessanti, ovvero non si tratta di colori permanenti o semipermanenti, ma delle vere e proprie maschere che si applicano quando si fa lo shampoo, vanno lasciate in posa un po' e danno ai capelli dei riflessi di diversi colori. Io inizialmente ne ho provata una sul Mogano e mi ha dato dei bellissimi riflessi rossi scuri. Poi ho deciso di passare al viola, che era un colore che ho sempre desiderato fare e che secondo me sta meglio sui capelli scuri, quindi adesso sto continuando a fare la maschera viola. E questa è la maschera che sto facendo, anche questa l'ho comprata nei rivenditori per parrucchieri, è una marca che non conoscevo, mi sono fatta consigliare, e si chiama Directa ed è la colorazione porpora purple. Ora, in camera con queste luci non si vede assolutamente niente, però vi lascio delle clip delle storie che ho fatto qualche giorno fa in cui al sole si vedono benissimi riflessi che sono bellissimi. Secondo me tendono più verso il rosso però che verso il viola, infatti vorrei cambiare maschera e provarne una che sia ancora più viola. Tra l'altro credo di aver già deciso una marca perché è la stessa che ho provato del rosso. Di quella là io ho comprato la monodose perché qui vendono soltanto quella monouso, però penso che acquisterò quella grande viola. Vi lascio un'immagine qui da qualche parte così potete vedere la marca, e secondo me è persino migliore di questa. Questa non è malaccio, io di solito appunto la faccio uno shampoo sì e uno shampoo no perché voglio mantenerli sempre belli vivi e accesi i riflessi, però potreste farla anche ogni 15 giorni. La lascio in posa dai 20 minuti in su, quindi a volte l'ho lasciata in posa anche per un bel po', e la utilizzo in pratica al posto del balsamo perché oltre a dare riflessi colorati lascia i capelli super morbidi e facili da pettinare. Quindi questo di base è tutto l'iter che ho fatto per arrivare a capelli scuri e quello che faccio attualmente per mantenerli belli così lucidi, riflessati e sani. Al momento sono super super soddisfatta del colore che ho perché così è abbastanza scuro e mi piace, ma al sole ci sono dei riflessi davvero pazzeschi. E poi sembra che io abbia sempre i capelli diversi perché man mano che faccio la maschera, non la faccio, la cambio, vengono fuori dei riflessi diversi, è un effetto che mi piace sempre di più. Come sempre sapete che mi piace condividere con voi gli esperimenti che faccio, stavolta non l'ho fatto in diretta perché non ho avuto modo ed era un po' più rischioso, avevo paura. Però mi piace darvi consigli se posso basati sulla mia esperienza diretta, però ecco, ricordatevi sempre di non prendere per oro colato quello che vi dico perché ogni capello è diverso, quindi ogni capello può reagire in maniera diversa. Io finora sono sempre stata fortunata e posso dire che sono rimasta più soddisfatta quando facevo le cose in casa da sola che quando andavo dal parrucchiere. Poi ho un'amica a cui piace anche a lei fare questo tipo di esperimenti, quindi ci mettiamo insieme, ci divertiamo, sperimentiamo. Se tra i miei iscritti c'è qualche parrucchiera, non me ne voglia, non voglio assolutamente mettermi
al di sopra e fare l'esperta, sono semplicemente un'appassionata e sto raccontando tra amiche un po' la mia esperienza. Fatemi sapere se anche voi avete mai fatto esperimenti strani o follie con i capelli, raccontatemi un po' le vostre esperienze. Lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto, ricordatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao! Piccola aggiunta che non era prevista, sto anche registrando al volo col cellulare, non so se l'avete notato, ma sul canale siamo già in più di 10.000, negli scorsi giorni abbiamo raggiunto questo piccolo, ma per me grandissimo risultato e sono contentissima, quindi ho pensato di fare un video un po' speciale, dato che mi chiedete spesso più informazioni su di me, siete curiosi e volete appunto saperne di più su di me, ho pensato di fare un video Q&A, quindi un video domande e risposte, per cui sotto questo video lasciatemi un commento se avete delle domande da farmi sulla mia vita, su di me, qualsiasi cosa vi venga in mente potete chiedermela. Utilizzate l'hashtag AskVale, ve lo scrivo anche qua in sovraimpressione, probabilmente sarà anche già stato utilizzato ma mi chiamo così purtroppo. E io poi cercherò in un video di rispondere a quante più domande possibili. Sbizzarritevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!